Ora vediamo alcuni semplici esempi sulle trasformazioni cicliche. Qui sono presentate tre semplici trasformazioni cicliche nel piano PV. Sono tutti e tre motori termici perché la trasformazione ciclica è percorsa in tutti e tre i casi in senso orario. La prima trasformazione ciclica è formata da due isobare e due isocore. La seconda da un'isobara a un'isocora è una trasformazione che non ha un nome particolare, che è questa AC inclinata. E invece il terzo ciclo è costruito con isobara, isocora e isoterma. Ci sono anche i valori di pressione e temperatura del gas, no, pressione e volume del gas riportati nel piano PV, in litri e atmosfere. Cominciamo dalla prima trasformazione, dove vogliamo calcolare il lavoro compiuto da questo motore termico. Potremmo calcolare direttamente per far prima l'area del rettangolo, oppure possiamo seguire la via un pochino più lunga, che è quella di sommare i quattro lavori compiuti o subiti dal gas lungo le quattro trasformazioni. E la somma di questi quattro lavori è il lavoro ciclico, indicato sempre con L0. Ora, in due di queste quattro trasformazioni il gas non compie e non subisce lavoro, si tratta delle due isocore dove il pistone non si sposta. Sappiamo infatti che se non c'è spostamento del pistone non c'è nemmeno lavoro compiuto o subito, quindi rimangono i due lavori LAB e LCD. LAB è l'area di questo rettangolo sotto il tratto orizzontale AB e è un'area positiva, quindi è tutta quest'area qua. Mentre invece LCD è il tratto di area sotto la trasformazione CD, da prendersi quest'area con il segno negativo. Quindi quando noi prendiamo tutta l'area sotto AB e togliamo l'area sotto DC, rimane l'area del loop, cioè l'area compresa all'interno del rettangolo. Quindi noi possiamo direttamente calcolare l'area nel rettangolo o base per altezza. La base è 4 litri, l'altezza è 2 atmosfere, quindi 4 per 2 8 atmosfera litro. Qui ho riportato invece il calcolo per esteso, il lavoro motore sotto la trasformazione AB, quindi il lavoro compiuto dal gas durante l'espansione isobara è base 4 per altezza 3, quindi 4 per 3 12 atmosfera litro, a cui va tolto il lavoro resistente del gas nel tratto CD, che è l'area di questo rettangolino, è un 4 per 1, quindi 4 atmosfere litro. 12 meno 4 infatti fa 8 atmosfere litro. Il lavoro ciclico del gas corrisponde all'area del loop, quindi l'area del rettangolo, e ritroviamo il principio base dei motori termici. Il gas ad alta pressione, quando la sua pressione è 3 atmosfere, compie più lavoro motore, un lavoro positivo. Durante l'espansione, infatti, compie 12 atmosfera litro durante l'espansione di quanto ne subisce in compressione, cioè compie più lavoro in espansione che in compressione. Infatti, in compressione subisce, cioè noi dobbiamo fare dall'esterno, soltanto 4 atmosfere litro. Ed è per questo che alla fine abbiamo un bilancio netto vantaggioso, 12 meno 4, 8 atmosfere litro. Quindi ad ogni ciclo il gas ci restituisce 8 atmosfere litro di lavoro motore. Tutti i motori termici funzionano così: vengono fatti espandere quando la pressione è maggiore, poi vengono raffreddati in modo che la pressione si abbassi e vengono poi compressi quando la pressione è minore, così da utilizzare meno lavoro dall'esterno per la compressione rispetto al lavoro che ha fornito il gas in espansione. Quindi i principi base dei cicli termici che funzionano come motori sono espansione ad alta pressione, poi raffreddamento per abbassare la pressione, compressione a valori di pressione bassa e poi di nuovo riscaldamento per riportare il sistema nello stato iniziale, nelle condizioni iniziali da cui iniziare un nuovo ciclo. Naturalmente questi 8 atmosfera litro di lavoro ad ogni ciclo non vengono fuori dal nulla, vengono fuori dal calore che complessivamente il gas scambia con l'ambiente esterno. Ad ogni ciclo vedremo che il gas assorbe una quantità netta di calore di 8 atmosfera litro che poi trasforma in lavoro motore. Viceversa, se invertiamo il ciclo e lo percorriamo in senso antiorario, da motore diventa un frigorifero, una macchina frigorifera che riceve 8 atmosfere litro
di lavoro dall'esterno, un lavoro negativo, meno 8 atmosfere litro, perché infatti il gas in compressione ha bisogno di ricevere più lavoro dall'esterno di quanto ce ne dà in espansione, se adesso il ciclo è antiorario. Quindi noi facciamo più fatica a comprimere il gas rispetto al lavoro che ci dà in espansione, ma questo è giusto perché noi dobbiamo fornire lavoro dall'esterno, meno 8 atmosfere litro, per ottenere uno spostamento di calore da parte di questo frigorifero, che sposterà calore da una sorgente fredda a una calda.